oggi l'immagine da Aquileia è soprattutto legata a quella del complesso della Basilica. Una buona parte dell'antica città e del suburbio è ancora sepolta sottoterra. Un tempo il canto di Aquileia ricordava al contadino che sotto il campo che egli arava si trovava la storia, la gloria del nostro paese. In parte sono note anche fasi precedenti alla venuta dei Romani, dalla tarda età del bronzo fino alla piena età del ferro. In questa prima fase, per almeno un migliaio d'anni, per i naviganti che approdavano qui, i corsi d'acqua segnarono la rete delle comunicazioni. Spesso la scelta degli insediamenti fu motivata dalla vicinanza a vie d'acqua. Conosciamo molto bene le vicende che hanno portato alla fondazione di Aquileia nel 181 a.C., perché il grande storico Livio ci ha fornito un resoconto ampio della discussione in Senato a Roma e del primo insediamento. Il momento della fondazione è restituito, a distanza di secoli, da una parte di sarcofago che mostra il tracciamento del solco primigenio, dove i magistrati sollevavano l'aratro, là dovevano trovarsi le porte della città. I buoi sono addobbati per la cerimonia solenne. Secondo una tradizione erudita, il nome di Aquileia deriverebbe dall'aquila che volava in cielo al momento della fondazione, una scena raffigurata su un'ara posta nel 238 per ricordare la resistenza vittoriosa contro l'assedio dell'imperatore Massimino il Trace. Aquileia è raffigurata in ginocchio davanti a Roma. Le due città recano sul capo, sul modello orientale, una corona formata dalle mura urbane. Quest'aquila è il modello per la bandiera della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il nome di uno dei triumviri incaricati della deduzione della colonia, Lucio Manlio Acidino, è conservato sulla base di una statua che lo raffigurava in uno spazio del foro destinato a ricordare le glorie cittadine. In età repubblicana molti elementi in terracotta decoravano mura e templi. Presso una porta si ergevano due grandi telamoni. Probabilmente il primo Capitolium, in cui le strutture portanti e le pareti erano in legno, era decorato da grandi lastre variopinte in cotto sul modello centro-italico. A Sevegliano esisteva un sacello più piccolo che ha rivelato tutte le parti della decorazione templare in un periodo leggermente posteriore, seconda metà del secondo secolo a.C. I templi di Aquileia in quest'epoca avevano anche davanti alle travi orizzontali una decorazione di gusto ellenistico molto raffinata a tutto tondo. Nei quattro angoli rimangono i fori passanti per i chiodi che fissavano le lastre a supporto ligneo. Caratteristiche dell'età repubblicana sono le stoviglie dette a vernice nera dal loro colore. Alcune di queste potevano raggiungere dimensioni ragguardevoli e per il loro pregio venivano riparate se si rompevano. Del periodo repubblicano di Aquileia, che va fino all'età di Cesare, sappiamo alquanto poco. L'innalzamento della falda acquifera, le sovrapposizioni e le continue ristrutturazioni che si susseguirono, come in ogni città, hanno parzialmente distrutto le fasi più antiche che si fatica a riconoscere. Le tombe più ricche comprendevano le statue a tutto tondo del fondatore del sepolcro e di sua moglie. Benché siano stereotipi, non mancano notazioni di colore, come la capsa porta documenti per l'uomo o il raffinato gioco delle pieghe del prezioso tessuto per la donna. Un'enorme massa di informazioni proviene dall'ingente patrimonio epigrafico che va dal II secolo a.C. fino a tutto il V secolo d.C. Esso non ha eguali nell'Italia settentrionale. Numerosi studenti e studiosi si accostano ogni anno a esso in occasione di un seminario estivo internazionale organizzato dalla Società Friulana di Archeologia insieme con varie università italiane, Udine e Verona, e straniere, Graz in Austria e Flensburg in Germania. Un buon numero di queste iscrizioni sono molto antiche e si datano fino all'età di Cesare.
L'importanza di Aquileia per quello che riguarda le iscrizioni, l'importanza delle iscrizioni di Aquileia repubblicana è grandissima, perché ad Aquileia si conserva un numero piuttosto elevato di iscrizioni, oltre 200 pertinenti all'epoca repubblicana, ed è una delle raccolte più importanti dell'Italia settentrionale, se non la più grande. Queste iscrizioni ci forniscono informazioni che consentono agli studiosi di ricostruire aspetti sociali, economici della vita nella prima fase della storia della città, quindi a partire dalla sua fondazione nel 181 fino poi alla tardissima Repubblica e alla prima età imperiale. E in particolare ci consentono di ricostruire quelle che sono le famiglie presenti ad Aquileia, quelle che sono le attività alle quali sono collegate e quelle che sono le famiglie e le figure coinvolte nella vita politica, i magistrati della città, fra cui alcuni esempi molto importanti perché collegabili anche a tutta una serie di interventi edilizi nel contesto cittadino, dalla realizzazione di porte, mura, a altri interventi legati per esempio alla viabilità non solo urbana ma anche esterna, al collegamento con l'Italia settentrionale. Almeno fino all'inizio del primo secolo a.C., i templi erano in legno e le parti più significative, ad esempio le travi verso l'esterno, erano rivestite di lastre in terracotta. Ciò fa pensare che anche le case del centro storico fossero di legno, come certo quelle distribuite nella campagna, che anche per questo non si sono trovate. Con l'età di Cesare si manifestano notevoli cambiamenti in città. L'abitato, con case in muratura, si espande oltre le vecchie mura del secondo secolo e si costruiscono imponenti domus in aree pianificate. Di esse rimangono alcuni straordinari pavimenti musivi, come quello con il ratto d'Europa, formato da minutissime tessere multicolori. Anche parti apparentemente meno importanti della pavimentazione, come le soglie tra due ambienti, possono ricevere una decorazione lussureggiante con una tavolozza di colori che sembra gareggiare con quella di un pittore. L'origine orientale di molti motivi è chiaramente indicata dal mosaico che raffigura un pavimento non spazzato al termine della cena. Esso presenta una straordinaria natura morta, una specie di menù di pesce con un simpulum usato per mescere il vino in argento. La parte centrale, entro supporto lapideo, è purtroppo andata perduta e ne rimangono solo minime tracce. Talora i mosaici sono arricchiti con l'inserzione di conchiglie di varie specie e listelli di vetro colorato in cornici di ambienti umidi come aule termali o ninfei. La collezione di Francesco Di Toppo, formatasi prevalentemente intorno alla metà dell'Ottocento e oggi esposta al Museo Archeologico in Castello a Udine, conserva preziosi oggetti in vetro, tra cui uno con polvere d'oro inserita nella parete, prodotto probabilmente ad Alessandria d'Egitto. Altri contenitori, detti balsamari, venivano deposti nella tomba dopo che il profumo in essi contenuto era stato versato sul rogo durante la cremazione del defunto. Quando la lavorazione di grandi blocchi di vetro che venivano importati dalla Palestina permette di produrre balsamari economici, questi sostituiscono quelli in cotto, in precedenza ampiamente usati. Nelle sepolture, specialmente femminili, erano spesso deposte delle lucerne. Il simbolo della lux perpetua si è mantenuto fino ai giorni nostri. Il tracciato murario e la griglia delle strade furono disegnate certo fin dalla fondazione, ma la loro completa realizzazione poté protrarsi nel tempo. Il principale tratto di strada che oggi si può vedere è il primo decumano che corre a sud del foro. Nella forma attuale è frutto della ricostruzione effettuata nel 1970 dopo che al di sotto fu costruito un condotto delle fognature moderne. Il lastricato fu probabilmente posato nel corso del IV secolo, al di sopra di un tracciato più antico. Nei secoli successivi, quando ad esso si affacciavano le case più tarde, la strada ebbe un fondo semplicemente interrato. Di certo l'area del foro fu individuata fin dal primo momento. In essa si incrociavano il cardine Massimo e il decumano Massimo della centuriazione aquileiese. Qui sorse, fin dal II secolo a.C.,
il tempio più antico, insieme con gli edifici pubblici più importanti della città. Individuato fin dal Settecento, fu scavato nella prima metà dello scorso secolo. A fianco della strada moderna corre il condotto sotterraneo dell'acquedotto romano che portava l'acqua in città. Il foro ebbe una serie di interventi nei secoli successivi che ne abbellirono e trasformarono il volto, ma lo spoglio del periodo tardo antico alto medievale abbatterono tutti gli edifici che lo circondavano. Al posto della basilica forense c'è uno spazio vuoto. Una parte della decorazione del porticato si conserva ancora sul luogo e una parte è stata portata in museo. Le immagini di Zeus Ammon e della Medusa alludono alla dominazione sulla terra e sui mari e le ghirlande sostenute da aquile vogliono celebrare nei secoli la potenza e la gloria di Aquileia. In età antica non era attraversato da strade, mentre dopo la sua dismissione, a partire dalla metà del VI secolo, la via che da nord scendeva ad Aquileia gli passava proprio nel centro. Questa situazione si trascina fino ai nostri giorni con un traffico ininterrotto di veicoli che percorre la strada, incurante del sito archeologico. Come Roma, anche Aquileia si dotò di grandi edifici monumentali, di cui purtroppo rimangono per lo più solo minime tracce. Uno di questi era il teatro, essenziale per ogni città romana d'Italia, di cui negli ultimi anni è in corso lo scavo. Ci troviamo nell'area del Teatro Romano di Aquileia, uno dei grandi edifici per spettacolo della città romana, assieme all'anfiteatro e al circo. Teatro e anfiteatro e circo, assieme alle grandi terme che sono situate qui vicine, costituivano un grande quartiere ludico, ricreativo, cioè un luogo, un quartiere molto grande della città romana dove i romani amavano passare il loro tempo libero. Finalità dello scavo sono innanzitutto quella di mettere in luce l'ultimo dei grandi edifici pubblici di Aquileia che ancora non era riconosciuto con sicurezza sul terreno. Inoltre documentare le fasi di costruzione, di vita, di riuso, di abbandono dell'edificio. Sinora lo scavo ha permesso di mettere in luce buona parte delle strutture che sorreggevano le gradinate su cui si disponevano gli spettatori. Da un paio d'anni ci stiamo occupando anche invece del settore della scena, cioè quello dove si trovavano gli attori. Dagli scavi moderni eseguiti con rigoroso metodo stratigrafico è possibile distinguere diverse fasi di depositi archeologici al di sotto dell'attuale piano di campagna. Al tempo di Cesare, prima della sua spedizione contro gli Elvezi, ben tre legioni, almeno 15.000 soldati, svernarono presso Aquileia. Nell'età di Augusto la città fu il centro direzionale, anche la sede dei comandi delle truppe impegnate a estendere e assicurare il dominio romano nei territori transalpini. In seguito i continui collegamenti con le province assicurarono ad Aquileia, che per il Norico e la Pannonia costituiva l'unico porto accessibile, un ruolo economico e politico di grande importanza. Ne vediamo le tracce in moltissimi oggetti contenuti nei corredi funerari. La città fu un grande centro commerciale, dove soprattutto si scambiavano i prodotti mediterranei, come il vino e l'olio, con quelli transalpini, pelli, schiavi e ferro. Dal primo secolo d.C. in poi furono massicci gli investimenti e le esportazioni nelle province. Per tutto il primo secolo d.C. e gran parte del secondo, dall'area del Baltico giungeva l'ambra, una resina fossile che veniva lavorata in Aquileia e da qui riesportata anche a nord delle Alpi. Nei corredi delle tombe femminili erano talvolta contenuti vari ninnoli in ambra, insieme con preziosi monili e specchi. Spesso si trovava anche la conocchia, in avorio o ambra, allusiva a uno dei principali compiti della donna in casa, ovvero sovrintendere alla filatura. Spesso si sono trovati manici formati da perle di ambra infilate su un perno metallico, forse manici di ventagli. Contenitori di vario genere, soprammobili preziosi, venivano intagliati in questa resina e talvolta venivano riesportati nei territori provinciali. Si credeva che l'ambra potesse tenere lontane le malattie, per questo le dame possedevano anche anelli che talora mostrano il cane accucciato, fedele anche dopo la morte, o riproducono le acconciature in uso. Questo periodo 182-181
è per noi importante perché sono, diciamo, influssi di quel emporio romano molto importanti. Poi è durato 130 anni che da Aquileia i romani hanno fondato nuove emporie più vicine, diciamo verso le Alpi orientali, in Cividale, in Zulio, Forum Iuli, Forum Carnicum, che significa che si hanno avanzati verso le tribù preistoriche che hanno vissuto in Istria, Istri, i Taurisci, i Carni e poi più a nord i Norici. Così questo periodo dove da Aquileia non abbiamo tanti oggetti, tanti recuperi che possiamo documentarlo in questo senso, ma abbiamo tante importazioni che vengono dall'Impero Romano, vengono verso non solo Alpi orientali ma anche poi nell'area di Pannonia e verso Balcani. Il secondo molto importante è poi la Aquileia imperiale, la decima più grande città romana, che ha dato tante influssioni al mondo di non solo Agra Aquileo, ma anche al mondo di più lontano, delle partecipazioni alle fondazioni delle città di Emona, di Petovio, fino a Quincum. In questo periodo per noi la Aquileia aveva l'importanza, tra l'altro, su produzione delle ambra, delle tante crepundie e diversi oggetti di ambri che li possiamo seguire da Aquileia stessa a una parte verso la Dalmazia con le rotte di acqua e l'altra parte verso la Pannonia. Della grande quantità di beni che giungevano in Aquileia da tutto il Mediterraneo, sono diretta testimonianza le migliaia e migliaia di anfore che contenevano vino e olio e giungevano dall'Asia Minore, dalla Palestina, dall'Africa settentrionale e dalla penisola iberica. Le anfore giungevano per mare ed erano scaricate nelle banchine del porto. Giovanni Battista Brusin ne scavò negli anni 20 del secolo scorso, ma le strutture portuali si estendevano da Grado ad Aquileia e lungo i corsi d'acqua che circondavano la città. Ebbero ovviamente molti rifacimenti e modifiche, di cui ci manca tutta la parte lignea, pali, passerelle, sistemi di spostamento delle merci, mentre abbiamo solo la parte in pietra databile alla prima e media età imperiale. Del grande magazzino posto all'interno rimangono oggi solo i muri perimetrali e le basi dei pilastri. Sono ben riconoscibili la banchina in pietra e le strade d'accesso ai magazzini e alla città. Ci sono ancora gli anelli in cui si fissavano le gomene delle imbarcazioni, forse all'inizio del IV secolo, se non prima, sul filo della banchina vennero erette alte mura di difesa che limitarono o probabilmente impedirono l'utilizzo commerciale di questa parte del porto. Per la costruzione di queste mura si demolirono edifici pubblici, si usarono base di statue onorarie già poste nel foro e varie colonne. Con la costruzione di grandi torri, anche questa parte venne rinforzata e le aperture che portavano al centro cittadino si ridussero di ampiezza. Da una di esse apprendiamo che le strade non erano più lastricate come in antico, ma semplicemente fatte in terra battuta. In età tarda, intorno al V secolo d.C., strutture in laterizio si affiancavano a quelle più antiche in pietra. Esse si riconoscono anche per la diversa tessitura. Oltre la banchina poggiano su un livello più alto poiché il fiume si era già interrato e ridotto. Rimane la base di una statua posta a Nettuno, dio della navigazione, forse posta presso un tempio affacciato sul porto. Oggi le rovine sono il paradiso degli animali come uccelli e scoiattoli. La cosiddetta via sacra permette oggi di vedere, da un'altezza adeguata, i resti scavati. Thank you.
Un'immagine della ricchezza di alcuni aquileiesi all'inizio del periodo imperiale è ben rappresentata dall'imponente Monumento Candia, ovvero un mausoleo ricostruito nel 1952 a 5 km di distanza dal luogo di rinvenimento. Esso apparteneva a un facoltoso magistrato della città, la cui carica è eloquentemente indicata dal subsellium o sedile posto al centro del dado inferiore. Il fondatore del sepolcro è raffigurato in alto con indosso la toga, entro un'edicola circolare sormontata dalla tipica pigna aquileiese. Davanti al monumento sono posti due minacciosi leoni a guardia della tomba. Nelle tombe di minore rilievo, i defunti venivano raffigurati su stele che recavano anche i loro nomi. Uno splendido esempio è la stele di Optata e di Stasia della gens Fadia, trovata a San Canzian di Sonzo. Delle due sorelle, quella a sinistra, nubile, è la più elegante alla moda, mentre l'altra, che indossa il velo delle donne sposate, appare più sobria. Accanto, entro edicola circolare, compare il ritratto idealizzato di un giovinetto databile all'età traianea. Il gusto artistico degli aquileiesi del II e III secolo d.C. ispira i recinti del sepolcreto. Tombe come queste si trovavano ai lati delle strade principali che uscivano dalla città. Verso la campagna si trovavano altre file di tombe più economiche. La parte oggi visibile sorgeva sul lato nord della strada diretta verso il fiume di Terzo. La sistemazione che noi vediamo risale all'inizio del II secolo d.C., quando venne ristrutturata un'area sepolcrale che era già stata ampiamente usata in precedenza. Si vedono cinque recinti di una serie che doveva essere lunga qualche chilometro. Il primo recinto visibile era di proprietà degli stati, una famiglia arricchitasi anche con le attività commerciali verso le province. Il fondatore era un ricco liberto, già schiavo, che aveva acquisito un notevole buon gusto, come dimostra il ricco decoro che orna anche le parti marginali del recinto stesso, in origine tutte ravvivate dal colore. Il fondatore era un membro importante dell'Ordo Augustalium, l'associazione che accoglieva i ricchi liberti, i quali si occupavano del culto dell'imperatore. Il coronamento di un ara ossuario reca l'immagine di due delfini intrecciati a un tridente. Il simbolo esprime la credenza nell'immortalità dell'anima, che, come i delfini, si immerge nel mare per poi risalire in superficie. Un gruppo statuario mostra una matrona seduta a colloquio con la sua anima, psiche. Poco più in là compaiono alcuni sarcofagi in due diversi livelli. Quello più basso è anteriore alla distruzione avvenuta nel 238 d.C., tra questi parte importati dall'Asia Minore, Efeso. Dalle numerosissime tombe collocate lungo le strade che uscivano dalle porte d'Aquileia, ci sono rimasti molti monumenti e lapidi con le loro iscrizioni funerarie, spesso molto pregevoli. In alcune aree, che contenevano le ceneri dei defunti, sono raffigurati ai lati i proprietari stessi del sepolcro. Ja, also wir befinden uns hier in einem Gang mit Monumenten von der Gräberstraße. Sono il professor Matijevic dell'Università di Flensburg in Germania e uno dei docenti del corso estivo qui ad Aquileia. Siamo qui in una sorta di via sepolcrale, così ricostruita in museo. I monumenti funerari illustrano bene il significato e l'importanza di Aquileia nell'Italia nord-orientale. Vediamo qui come le persone vollero farsi raffigurare e ricordare anche dopo morti. Vediamo come erano vestiti e quale attività svolgevano. Sono qui ricordati membri delle famiglie più eminenti che per secoli hanno improntato la storia di Aquileia. Dalle iscrizioni conosciamo i nomi delle persone e spesso anche quelli dei loro familiari. Conosciamo la durata della loro vita. In conclusione, una gran parte della storia della città, quella che le fonti letterarie non ci tramandano, è leggibile attraverso questi importantissimi monumenti. La produzione ceramica ebbe inizio in Aquileia nel suo territorio fin dal II secolo a.C. e continuò nei secoli successivi.
Un episodio significativo è la produzione della ceramica invetriata che avveniva nelle fornaci di Carlino, a imitazione delle forme metalliche dalla fine del IV secolo. Nel periodo tardo antico, i ricchi proprietari privilegiarono un ideale di vita ritirata negli agi delle ville rustiche in campagna. In esse si ritirarono ricchi proprietari terrieri dotati di grandi mezzi e di un gusto sopraffino che si circondarono di oggetti di grande eleganza. Ne abbiamo un esempio da questa fibula che doveva ornare vesti preziose. Reparti in armi in Aquileia sono attestati, come abbiamo detto, fin dall'età di Cesare. Persone che raggiunsero anche alti gradi dell'esercito abitavano nei dintorni della città dove furono sepolti. Lo dimostra la bella statua del cosiddetto Navarca di Cavenzano, che fu un comandante di truppe di mare negli ultimi decenni del primo secolo avanti Cristo e si fece seppellire nei suoi possedimenti. La nudità eroica e la vicinanza a modelli greci attestano la sua conoscenza dell'arte colta diffusa a Roma al suo tempo. Tuttavia, specialmente dal III secolo, in particolare dal suo decennio finale, vi fu una forte presenza di militari provenienti dai Balcani. Di alcuni di essi abbiamo le lapidi funerarie, spesso di reimpiego. Molto spesso, come nella stele detta del cavaliere, si vede bene che si tratta di monumenti funerari del I secolo d.C., reimpiegati e rilavorati. Was wir hier gerade mit Studierenden des Faches Alte Geschichte tun, ist vor allen Dingen die militärische. Mi chiamo Wolfgang Spiekermann e sono docente all'Università di Graz in Austria. Vediamo qui inseriti in alcune nicchie alcuni dei monumenti funerari di soldati di età tetrarchica. Aquileia non fu propriamente un insediamento militare, bensì una grande città verso cui si diressero soldati e veterani che qui vennero a morire. Dalle loro lapidi funerarie conosciamo i nomi delle unità militari a cui appartennero e le loro carriere. Possiamo avere anche informazioni sulle loro famiglie, sui loro schiavi e sui loro liberti. Queste notizie si ricavano per un lungo periodo di tempo che va dalla tarda età repubblicana fino al periodo tardo antico. Al di là delle epigrafi abbiamo spesso rappresentazioni del loro armamento. Sono menzionate anche diverse unità o impiegate per esigenze di spostamenti vari, così delle truppe come degli imperatori, o di specialisti che furono impiegati per costruzioni di carattere pubblico nella stessa Aquileia. Abbiamo poi un interessante documento epigrafico che si riferisce all'imperatore Massimino in Trace e all'assedio da lui condotto alla città. Ci sono epigrafi che si riferiscono ai soldati che allora erano con lui. Aquileia era una città civile, una grande città dell'antichità, con quasi 100.000 abitanti che comprendeva tutto lo spettro della società romana, tra cui, naturalmente, anche soldati. Qui è esposta anche la lapide funeraria di un soldato della flotta. A una data precisa la lapide del soldato della Dardania che apparteneva alla guardia del corpo dell'imperatore Magnenzio, che fece di Aquileia la capitale del suo regno alla metà del IV secolo. Spesso uno degli elementi tipici della divisa dei soldati, così come degli altri gradi della burocrazia civile, erano delle fibule di forma particolare che potevano anche essere d'oro o dorate. Queste fibule sono portate anche da bambini, come quel terzo raffigurato in un'iscrizione del Museo Paleocristiano. Soprattutto per le truppe, oltre che per la popolazione civile, furono usati grandi magazzini, orrea, costruiti immediatamente a sud della basilica. Oggi ne vediamo le tracce riportate in superficie sul prato. Un sostanziale mutamento si ebbe in città e anche in tutto il territorio circostante dall'iniziale IV secolo, esso coincise con la libertà religiosa sancita dagli imperatori. Aquileia è considerata un po' la madre del cristianesimo per tutte le diocesi dell'Alto Adriatico. Il mito o la tradizione vorrebbe che a portare il primo annuncio cristiano qui ad Aquileia sia stato San Marco, l'evangelista di Pietro. Ma la tradizione ha una testimonianza scritta molto tarda, molto recente.
Il primo a trasmetterla è Paolo Diacono nell'VIII secolo. Quindi per 8 secoli o per 7 secoli non c'è nessun autore cristiano che in qualche maniera confermi questo dato tradizionale che Paolo Diacono ci trasmette come noto e risaputo. Da un punto di vista critico e non mitologico, non mancano però le informazioni per documentare il primo annuncio cristiano ad Aquileia. Queste informazioni ci vengono e dalle tradizioni martiriali, anche se da fonti un po' più tarde rispetto al martirio, rispetto alla persecuzione, che per lo più è da considerare quella di Diocleziano e Massimiano del 303, e dalle testimonianze archeologiche. Dal punto di vista del culto martiriale devo ricordare soprattutto i 3 martiri canziani, di cui abbiamo trovato la basilica, la tomba e le spoglie negli scavi di San Canzian di Sonzo tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. Poi c'è una Passio, ma la Passio, come tutte le Passiones, o quasi tutte, vanno lette con molta cautela critica, perché raccolgono dati attendibili e altri storicamente meno attendibili e piuttosto mitici. Però le prove archeologiche non ci mancano. Quanto ad Aquileia, ci sono le prove archeologiche di questo impianto dove ci troviamo, impianto che noi chiamiamo teodoriano perché è stato voluto dal vescovo Teodoro in età costantiniana. Quindi direi che qui, su queste basiliche teodoriane, di cui conosciamo soprattutto i pavimenti musivi, qui troviamo, si può dire, i primi passi, il primo percorso del cristianesimo aquileiese. Il complesso della basilica, una delle parti più visitate da Aquileia, è composto di parti di epoche diverse. Il battistero d'origine paleocristiana con notevoli interventi di epoche successive. Nella vasca ottagonale a 3 gradini si praticava il battesimo degli adulti per immersione. Per la sua costruzione si impiegarono anche pietre tratte dall'antico teatro. Di fianco al battistero è stata recentemente ricostruita la cosiddetta sudalle, con pavimenti musivi forse dell'età di Cromazio, fine IV, inizio V secolo d.C. Essa è contemporanea alla seconda fase dell'aula meridionale. Il pavimento musivo è stato interrotto da numerose sepolture che si sono qui predisposte nel periodo alto medievale. Spicca uno splendido pavone con tessere ricoperte di lamina d'oro. Il pavone, simbolo del paradiso, è appoggiato sopra un ulivo e una palma, ricordo dei mosaici precedenti della fase teodoriana. Qui sorgono 2 grandi pilastri altomedievali. Rimangono gli incassi per le travature lignee che reggevano il pavimento del piano superiore adibito a palazzo patriarcale. Nei contrafforti eretti forse dopo il terremoto del 1348 sono stati inseriti elementi già appartenuti all'arredo lapideo romanico. Essi fanno parte della basilica, il più grande corpus della scultura altomedievale in Friuli. Per la muratura si usarono anche pietre tratte da monumenti funerari di epoca romana. Alla basilica si accede da un atrio che recupera elementi altomedievali nella sistemazione preromanica, che si fa risalire al patriarca Popone, cui si deve anche l'erezione del campanile. Il complesso era costituito da 2 aule parallele, di cui quella meridionale si è poi sviluppata nella basilica attuale. L'attuale chiesa costituisce una sorta di palinsesto in cui sono comprese testimonianze di oltre 1500 anni. All'ingresso, a chi viene dal battistero, un personaggio mostra la lingua, volendo forse significare che l'accesso è interdetto ai non battezzati.
Del primo edificio ecclesiastico, oltre alla pavimentazione dell'aula sud, rimane solo parte della decorazione del soffitto, che mostra lacunari ottagonali con al centro un fiorone dorato. Il grande pavimento, che non ha eguali nelle ville private, è suddiviso in campate eseguite da botteghe di mosaicisti di diversa formazione e cultura. Alcuni ritratti ci presentano degli offerenti, ovvero coloro che pagarono le spese per il pavimento musivo. Essi appartenevano allo strato alto della popolazione, con la toga portata al modo dei magistrati. Il mondo vegetale e animale, traccia dell'opera divina, hanno grande attenzione. Troviamo qui la commistione di piante di ulivo e di palma che compaiono nell'aula nord, combinati con uccelli e riempitivi. Ai lati della Vittoria, che ha nella destra una corona d'ulivo e nella sinistra un ramo di palma, stanno i simboli eucaristici, il pane e probabilmente il vino. L'imponente complesso era formato da due aule parallele rimaste in funzione fino al VI secolo d.C. Dall'alto si ha un'efficace visione delle due chiese e del grande quadriportico che era costruito a occidente. Già dedicata al primo vescovo documentato, Teodoro, la basilica, consacrata dal patriarca Poppone nel 1031, diviene il monumento che più lo ricorda. Gli splendidi capitelli si accompagnano con i rilievi dell'atrio e della cattedra patriarcale. Questi ultimi, da lui fatti realizzare, si collocano nel solco della tradizione alto-medievale ed evidenziano simbolicamente l'altissima autorità patriarcale. L'aquila, nella forma da lui scelta, si ricollega da un lato all'etimologia tradizionale del nome di Aquileia e dall'altro al vessillo imperiale, concetto ribadito nella decorazione del catino absidale, ove Poppone è insieme alla famiglia dell'imperatore e dei santi aquileiesi. Per molto tempo la ricerca di Aquileia ha trascurato il periodo post-classico, definito sprezzantemente dei bassi tempi. Per quanto le tracce di quest'epoca siano spesso labili e sfuggenti, oggi sappiamo che progressivamente il centro di Aquileia si ridusse. Alla metà del VI secolo d.C., al termine della guerra tra Goti e Bizantini, quando la basilica forense era da tempo crollata e il foro abbandonato, la città venne difesa da una nuova cinta di mura con andamento a zigzag. Tale conformazione, più dispendiosa di una linea retta, permetteva l'utilizzo delle artiglierie e l'impiego di un numero minore di uomini. Le punte erano rinforzate da una scarpa che quasi toccava il primo decumano a sud del foro. Si vede molto bene l'opera sacco con il riempimento stipato tra pareti laterizie. La zona davanti alle mura divenne in parte un cimitero e in parte un deposito di pietre tolte da edifici monumentali per ricavarne materiale da costruzione. Un rocchio di colonna fu abbandonato dopo essere stato in parte segato. Questo tipo di difese venne a chiudere il centro ecclesiastico della città nel momento in cui il vescovo si proclamò patriarca. Le teorie alla base della sua progettazione provenivano da trattatisti bizantini. Nella ricerca attuale si dà ampio spazio anche all'utilizzo post-classico di grandi edifici come l'anfiteatro, oppure si indagano aree racchiuse nella città alto-medievale. Una di queste è la zona del cosiddetto Fondo Pasqualis, a sud della Basilica e dei grandi orrea tardo antichi. Siamo nel Fondo Ex Pasqualis, nella zona proprio del cuore dell'Aquileia di IV e V secolo, vicino alla Basilica, quindi proprio dove si sposta la città tardo-antica. Siamo in una zona di piazze, di mercato, che erano già state scavate dal Brusin negli anni 50, ma che continuano a dare delle grandissime sorprese, perché appunto abbiamo portato alla luce in questi giorni una nuova piazza, ben lastricata, con lastricato ancora perfettamente conservato, con molti pezzi anche di reimpiego e con una fila di pilastri laterali in mattoni. È quindi un sistema di almeno tre piazze, ma Brusin dice di averne vista anche una quarta, che appunto dovevano essere le aree di vendita delle merci. Molto interessante che abbiamo trovato
in quelle che dovevano essere le botteghe, appunto, che si aprivano attorno alle piazze, una enorme quantità di chicchi di cereali che adesso stiamo studiando dal punto di vista botanico e che ci potranno appunto permettere di capire cosa si vendeva in queste aree, ma anche cosa si mangiava a quel tempo, e quindi ricostruire anche proprio la vita della gente del tempo, che è forse la cosa più bella per gli archeologi, di cercare gli uomini dietro alle cose. Ogni strato, ogni struttura va rilevata, va documentata, va disegnata, vanno rilevate le quote, e per poi poter fare dei disegni ricostruttivi e anche quei disegni virtuali e tridimensionali che ci permetteranno di raccontare tutte queste cose. Un altro settore del nostro lavoro invece riguarda i materiali. Ogni strato restituisce dei cocci di ceramica, vetro, metallo, monete, che vanno lavati, inventariati, siglati e che contribuiscono poi ad adattare le strutture che noi troviamo e gli strati che noi troviamo. E infine un altro momento molto importante è il momento delle analisi scientifiche, studiare i semi che abbiamo trovato, i chicchi dei cereali che abbiamo trovato, studiare i pali di legno per capirne la datazione con gli studi dendrocronologici, studiare le malte, tutto quel comparto di analisi che diciamo chiamiamo archeometriche, che oggi sono diventati un momento ineludibile della ricerca archeologica, che è diventata a tutti gli effetti una scienza e non solo una caccia al tesoro come era in antico. Un buon esempio di continuità tra il periodo tardo antico e quello moderno è rappresentato dal complesso di Monastero. Per quanto riguarda il periodo tra l'età del vescovo Cromazio, intorno al 400 d.C., e il periodo bizantino, metà del V secolo, vi è un ottimo esempio del Museo Paleocristiano di Monastero. Già nella piazza si vede parte di un tracciato stradale da cui si accedeva a un primo porticato, dopo il quale si apriva il cosiddetto Nartece, un ampio vano parallelo alla facciata in cui, a partire dall'inizio del V secolo, si disposero sepolture privilegiate entro sarcofagi. Di qui si accedeva alla chiesa a unica navata che si sviluppava in lunghezza con un piano pavimentale mosaicato in cui si leggono ancora una quarantina di nomi di offerenti, alcuni di origine medio orientale. La parte riservata al clero aveva due spazi laterali racchiusi da transenne, probabilmente lignee. Tra la fine del V e i decenni centrali del VI secolo, la medesima parte absidale fu rialzata di 40 cm, ovvero di 3 gradini, ed ebbe una nuova pavimentazione musiva, solo in parte sopravvissuta. La sua enorme ampiezza ha fatto pensare che allora la chiesa potesse essere utilizzata da una comunità monastica. Le fonti storiche attestano la presenza di comunità monastiche femminili solo a partire dall'XI secolo, ma è possibile che una di esse fosse presente già molto tempo prima. Nella seconda fase la chiesa fu suddivisa in 3 navate, ciascuna con un accesso dal Nartece. La divisione interna fu realizzata mediante pilastri di marmo, probabilmente importati appositamente dalla Troade, con il permesso dell'imperatore, se non direttamente per suo ordine. Alcuni di questi e i loro capitelli furono poi reimpiegati per rialzare il livello della pavimentazione al tempo del patriarca Poppone, che recuperò pietre da monumenti dell'antica Aquileia, da secoli dismessi, per usarle come basi per le colonne. Essi rimasero in opera fino alla fine del Settecento, quando la chiesa fu trasformata in magazzino agricolo. Nella fase posteriore al Concilio di Trento, la chiesa fu divisa in due da un muro sorto proprio sopra la divisione tra l'abside rialzata in età bizantina e la parte riservata al popolo. Quest'ultima ebbe una nuova pavimentazione in coccio pesto. I muri laterali della chiesa conservano l'andamento di quelli paleocristiani su cui sorgono, ma quanto apparteneva alle fasi propriamente medievali e post-medievali è andato quasi completamente perduto. L'ultimo momento in cui Aquileia acquisì notorietà nazionale fu durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. La propaganda nazionalistica italiana utilizzò i resti romani per promuovere l'immagine di una città italiana ante litteram, dominata dai barbari austriaci. Il 24 maggio del 1915
I bersaglieri entrarono in bicicletta in città. Per accogliere i primi caduti fu creato un nuovo cimitero, che però si dimostrò insufficiente, per cui dietro l'abside della basilica si seppellirono solo alcune figure rappresentative. Da Aquileia partì il Milite Ignoto verso Roma. Le altre 10 salme, una per ogni armata, riposano sotto un arcosolio come nelle tombe dei martiri delle catacombe. L'arco guarda verso la terra dei barbari, che attende, come si credeva allora, il ritorno di Roma. Un'iscrizione dettata da Gabriele D'Annunzio e cancellata dopo Caporetto al ritorno degli austriaci fu, dopo la fine della guerra, nuovamente scolpita dietro l'abside della basilica. È per noi degno di nota che alcune di queste tombe riprendano i modi dei monumenti funerari di epoca romana. Ci sono alcune istituzioni che si occupano della città d'Aquileia. Per moltissimi anni se ne è occupata la soprintendenza alle antichità, un tempo con sede a Padova, poi a Trieste. Il ruolo della soprintendenza d'Aquileia oggi è essenzialmente quello della tutela, perché la valorizzazione è demandata ad altri enti del MIBAC e alla Fondazione Aquileia. Noi ci teniamo a partecipare a un processo virtuoso di miglioramento della fruibilità di Aquileia, che non può essere altro che il frutto della partecipazione di diversi enti, di tutti gli enti che hanno a che fare con Aquileia. Poi a noi sono rimasti come immobili Casa Bertoli e Essiccatoio Nord, e questi sono, diciamo, i nostri obiettivi di valorizzazione, di funzionalizzazione. Dal mio punto di vista, il problema di base per costruire un percorso virtuoso di valorizzazione di Aquileia è non l'eliminazione o comunque la mitigazione della via Giulia Augusta. Quello è la creazione, ovviamente, di percorsi di traffico alternativi. Non può essere che un sito UNESCO sia attraversata da una strada piena di traffico. Quindi, secondo me, dobbiamo impegnarci in questo. Dopo la recente riforma, il polo museale del Friuli Venezia Giulia si occupa dei musei di Aquileia. Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, grazie a importanti finanziamenti del Ministero, negli ultimi anni ha avviato un progetto di riorganizzazione del complesso museale aquileiese, che ha visto come primo risultato l'inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale. Il progetto è un progetto molto ampio che prevede per lotti successivi il rinnovamento del museo, antica istituzione ottocentesca, nel corso del tempo più volte rinnovata, che è stata completamente riorganizzata con quest'ultimo progetto, creando un nuovo percorso espositivo che mette la città romana di Aquileia al centro del percorso di visita. Il progetto verrà ampliato negli anni prossimi, nel periodo successivo, con la riorganizzazione anche di tutta la parte esterna del museo archeologico, tutta la parte relativa alle gallerie e ai magazzini, con la realizzazione di nuovi spazi per il pubblico, con anche spazi per esposizioni temporanee, aule didattiche. Contestualmente è in corso di progettazione e di realizzazione anche un ampliamento del Museo Paleocristiano, che anch'esso verrà rinnovato e reso completamente accessibile. L'area della Basilica è curata dalla Società per la Conservazione della Basilica. La Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia nasce nel 1906 con il mandato esplicito di tutelare, conservare e valorizzare il bene nel quale siamo ospiti in questo momento, la Basilica Patriarcale di Aquileia, il Battistero, la Sudalle e il Campanile Poponiano. Diciamo che in questi anni ha affrontato, con il sostegno via via dello Stato in certi momenti, della Regione e delle varie fondazioni bancarie, tutte le incombenze che sono all'ordine del giorno, cioè gli interventi di recupero, di manutenzione e di restauro soprattutto.
pochi giorni fa si sono conclusi i lavori di restauro, di manutenzione straordinaria del tetto della basilica, della navata centrale e anche le due navate laterali. È di 3 mesi fa la conclusione invece del restauro della cripta degli affreschi. Diciamo che gli impegni sono notevoli, il bene richiede interventi continui, soprattutto richiede una capacità di accoglienza dei fedeli e dei visitatori che arrivano ormai da tutta Europa. È una realtà la fondazione che è di emanazione dell'Arcidiocesi di Gorizia, il presidente della fondazione è l'arcivescovo infatti. Io vorrei solo ricordare che nel tempo il ruolo della fondazione è via via cresciuto, basti pensare che in questo momento la fondazione ha 21 dipendenti che servono per organizzare le visite. Uno dei poli principali dell'attrazione turistica è il museo archeologico, al cui interno si organizzano anche esposizioni temporanee. Il polo museale e quindi il museo archeologico di Aquileia stanno lavorando molto anche sul tema dell'accessibilità, con il fine di rendere i musei di Aquileia veramente accessibili per tutti dal punto di vista sia fisico che culturale. E questo ha portato tutta una serie di attività che riguardano sia appunto laboratori, visite didattiche, tutta una serie di attività e manifestazioni che hanno il fine di rendere la collezione del museo un bene fruibile veramente da tutti. Altri percorsi, altre attività sono quelle legate alle mostre temporanee che vengono organizzate annualmente dal Museo Archeologico, dal Polo Museale insieme alla Fondazione Aquileia e che vedono ogni anno reperti da tutte le parti del mondo esposti all'interno del Museo Archeologico. Da una decina d'anni, secondo un'evoluzione avviata fin dagli anni 60 del secolo scorso, quando fu emanata la legge speciale per Aquileia e soprattutto dopo che nel 1972 se ne discusse l'eventuale rifinanziamento, si è diffusa l'idea della creazione di un ente speciale che raccogliesse al suo interno le varie componenti che si occupano della città. Così è nata la Fondazione Aquileia. Dal 2008 la Fondazione Aquileia opera nella città romana con lo scopo di valorizzarne la storia e di promuoverne la conoscenza. La Fondazione è un'istituzione formata dal Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Aquileia e l'Arcidiocesi di Aquileia e si affianca quindi a quelli che sono gli organi di tutela, gli uffici periferici del Ministero, la Soprintendenza e il polo museale che gestisce invece il Museo Archeologico Nazionale. Il fine statutario della Fondazione è quella di creare un parco archeologico ad Aquileia, un parco archeologico vivo e integrato in quella che è la struttura urbana esistente e in questa direzione si sta muovendo per cercare di realizzare quelle opere che possano permettere ai visitatori di apprezzare e di vedere nella realtà proprio dei resti, quella che era la magnificenza e la grandezza di questa città. Contemporaneamente agisce nell'ambito della promozione e dello sviluppo di una consapevolezza che possa essere perseguita da tutti i cittadini, a cominciare dai più giovani, affinché la storia di Aquileia sia conosciuta e venga sentita come patrimonio di tutti e come tale venga apprezzata e come tale venga anche tutelata. In questo senso molte sono le iniziative che la Fondazione ha fatto, dagli Open Day archeologici per la visita delle aree assieme agli archeologi, alle attività con i bambini. I bambini sono forse diciamo la fascia della nostra società su cui è bene investire di più proprio affinché si possa sviluppare quella sensibilità e quella capacità di apprezzare i beni storici e archeologici che poi da adulti potrà essere un valore importante nella loro vita. Oggi Aquileia è ben nota, specialmente nell'Europa centrale, in linea con quella che è stata la sua importanza nel corso dei secoli. Rappresenta un punto di riferimento culturale prima che una meta turistica.
La cosa che ti viene in mente sono i musei citato antichi che ti insegnano subito all'università, il primo semestre, quando studi archeologia all'estero. Sono i mosaici di Aquileia nella Basilica. Archeologicamente l'influsso di Aquileia va fino a Salisburgo, diciamo, però è importante per noi, sono tutti i reperti di Aquileia che sono pubblicati abbastanza bene, scavi eccetera, che lo usiamo come riferimento sul livello nazionale e anche internazionale. È sempre un'avventura, cioè vedere, cioè guardare ad esempio questi volumi, tre volumi su iscrizioni di Aquileia che sono stati pubblicati alcuni anni fa, che sono 8 kg di pubblicazione scientifica, e dopo vedere tutte queste iscrizioni in natura è tutta un'altra cosa, cioè proprio un'esperienza unica. È sempre emozionante entrare nella basilica e vedere i mosaici, ma anche vedere i mosaici che sono dentro il museo archeologico, diciamo, oppure anche fuori. È una bellezza unica. E io lo vedo anche da un altro punto di vista, perché mio papà era geologo e mi ha chiesto sempre da dove vengono tutti i materiali che sono stati usati. E dopo mi ha spiegato lui, allora anche emozione personale, diciamo. Bella archeologia, ma anche buoni vini, eccetera, bella da mangiare, che è tutto un quadro insieme, non è solo l'archeologia, è anche tutto insieme. La valorizzazione di Aquileia non deve essere rivolta esclusivamente ai turisti, ma deve coinvolgere in primo luogo il mondo della scuola. La Società Friulana di Archeologia, che ha curato il presente documentario, esprime grande attenzione per il patrimonio aquileiese, cui cerca di avvicinare i giovani. Nel corso degli ultimi anni la società ha sperimentato nuove forme di coinvolgimento degli studenti, portati a conoscere sempre meglio e ad amare quello che deve essere il loro vero patrimonio.